su Radio Budrio, Dimmelo Tu. Incontro con i protagonisti della musica e dello spettacolo. Dimmelo Tu. Nel cuore più vivo della verità, intenso è il mio pensiero. So chiusa negli occhi scintilla l'immagine nitida tu. Antonella Ruggero qui su Radio Budrio, ben arrivata. Grazie. L'impossibile è certo. L'impossibile è certo, sì. È un mio nuovo lavoro che comprende 15 canzoni inedite, cosa che non facevo da 10 anni. E quindi è una buona occasione per presentarvelo e mi auguro vi piacciano queste atmosfere particolari che sono state realizzate appunto in questo viaggio all'interno di questi brani. La tua è sempre una musica di ricerca, una musica di studio, diciamo. Ci hai fatto sognare anche con i due pezzi del festival. Anzi, raccontaci qualcosa magari del festival, se ti va. Ma il festival è sempre un'occasione di grande promozione, di incontro con gli addetti ai lavori, quindi ecco che è stata una settimana, come sempre ogni volta che partecipo, ma penso sia così per tutti, di lavoro, perché questo è il nostro ambiente, quindi ripeto, è stata una ottima occasione per in questo caso per proporre le due canzoni inserite in questo L'impossibile certo. Come trovi la musica, diciamo, attuale? Trovi che ci sia sperimentazione o ci sia invece la volontà di fare sempre un po' le solite cose? Ma i musicisti in Italia sono tanti e non sono solo quelli che per esempio i media fanno conoscere al pubblico, ci sono anche quelli che proprio perché particolari, fuori dalle righe, no? Fuori dagli schemi, realizzano cose estremamente interessanti, ma non tanto interessanti da essere per esempio passati nelle radio. E io devo dire che dal Friuli alla Sicilia, ormai da anni, conosco anche giovani, giovanissimi artisti che stanno, come dire, in qualche modo dall'altra parte del muro e cioè sono jazzisti, sono musicisti classici, sono sperimentali, sono popolari, insomma c'è un'infinità di musica varia che si realizza in Italia ed è a volte veramente estremamente interessante. Perciò non ce n'è una sola, non c'è una musica sola, non c'è solo una parte o un genere, ma sono tanti, sono veramente variegati. Tu, Antonella, sei riuscita a fare sempre quello che ti piace, ti piaceva, o hai qualche sogno nel cassetto o la volontà di fare qualcosa di ulteriormente sperimentale? Ma guarda, nella mia vita ho veramente realizzato ciò che avevo in mente dal punto di vista artistico e continuerò così. Non sono sogni, ma sono progetti che man mano tiro fuori nel momento in cui così ritengo che sia il momento giusto. Per esempio adesso c'è Sanremo, c'è stato Sanremo, c'è stata questa parentesi, ma continuo a fare, a realizzare concerti tra i più diversi l'uno dall'altro, accompagnata da musicisti che provengono veramente da mondi differenti, però sono tutti belli, sono tutti interessanti. Io cerco questo, cerco proprio il confronto con mondi musicali differenti proprio perché amo la musica nella sua totalità, quando è bella ovviamente, quando è brutta la lascio, cioè voglio dire, se i progetti non mi interessano li lascio là dove stanno, ma se invece li realizzo vuol dire che secondo me dentro c'è qualcosa di prezioso da costruire, da frequentare e da proporre al pubblico. A proposito di cose curiose, una cosa che non conoscevo assolutamente della tua biografia è che hai aperto molti concerti di Sting. Ah beh, tanti anni fa, proprio nel 96, quando ho ripreso dopo 7 anni di lontananza dal mondo della musica, del lavoro ovviamente, della musica, poi la musica la sentivo, ma era musica particolare mia che cercavo e trovavo in giro anche per il mondo. E nel 96 appunto, una volta ripreso il lavoro con Libera, il mio primo lavoro da solista, ho aperto sì i concerti di Sting quando venne in Italia. Con chi ti piacerebbe lavorare adesso, guardando il panorama musicale al di fuori dell'Italia? Adesso sto lavorando con questo, c'è un inizio di progetto con questo gruppo di musicisti berlinesi che
lavorano, loro suonano gli strumenti ovviamente tradizionali, però utilizzando il tablet è chiaro che fanno una musica estremamente interessante, da ipertecnologica, nel senso che utilizzano i mezzi che ormai la maggior parte delle persone, specialmente di queste delle nuove generazioni, utilizza. Certo, certo, certo. La cosa bella è utilizzare la voce umana accompagnata a volte da, che ne so, un organo antico, a volte da questi mezzi tecnologici, a volte da, che ne so, una banda piuttosto che un'orchestra, piuttosto che, insomma, la voce, io mi presto a veramente a varie sperimentazioni che poi sono semplicemente lavori musicali diversi, perché possiamo anche ascoltare le sonorità che vengono fuori da ogni volta dalle mani di questi musicisti. Mi ha fatto molto piacere incontrarti, poter scambiare qualche parola con te, ringrazio la grande disponibilità. Ci lasciamo con una tua canzone, proprio quella che hai portato al festival, diciamo quella, prima abbiamo ascoltato quella tra virgolette esclusa, che non è esclusa naturalmente, adesso ci lasciamo con quella che poi abbiamo sentito di più. In bocca al lupo per questi bellissimi progetti a cui mi hai accennato e mi auguro di sentirti presto. Grazie a tutti voi, un abbraccio agli ascoltatori e arrivederci, ciao. Grazie, ciao. Ciao, ciao. Capita spesso anche a me di rovistare tra tutti i miei ricordi. Capita di buttare via solo quello che mi ha fatto un po' più male. Attonita, solitaria, ma da lontano tutto è limpido, da lontano nulla su Radio Budrio, dimmelo tu. Incontro con i protagonisti della musica e dello spettacolo. Dimmelo tu.